Ultimo allenamento settimanale per i rossoblù, impegnati inizialmente nel lavoro fisico e poi con esercizi col pallone sul campo. Al termine della seduta, irrompete le righe. Gli uomini di Moriero si ritroveranno martedì prossimo per riprendere la preparazione in vista dell'incontro casalingo di domenica 15 marzo contro il Foligno. Giovedì, abituale giorno di conferenza stampa, è stato il turno di Archimede Morleo e Marco Pedotti. Il terzino rossoblù non ha dubbi su chi abbia condizionato la partita di Potenza. L'arbitro si è massacrato perché il rigore non c'era, secondo me, ma anche secondo Concetti. E poi era la giornata no, secondo me. Abbastanza sicuro anche sugli sviluppi della classifica nelle prossime giornate. Un buon pezzo, secondo me, perché secondo me le prossime due, se riusciamo a vincerle, secondo me siamo primi. E alla domanda su chi lo abbia messo più in difficoltà nel campionato fin qui disputato, il brindisino non ci pensa su un attimo. No, Troianello. È arrivato a Crotone a gennaio il milanese Marco Pedotti, ormai abituato a cambiare spesso ambiente, come lui stesso conferma. Che sono anche abituato, dopo tanti anni che gioco, a cambiare spesso città, quindi ovviamente ci sono tante differenze rispetto agli altri posti, ma in qualsiasi posto fosse andato sarebbe stata la stessa cosa, insomma, quindi... Buono l'inserimento nel gruppo del centrale difensivo, come dimostrano i risultati e le prestazioni in queste ultime gare, naturalmente Potenza a parte. Perché, ma secondo me è giusto parlare di salvezza, nel senso che quando salvezzo io la squadra ad esempio aveva 39 punti, sì, giusto, e quindi finché uno non raggiunge i 42 punti è giusto parlare di salvezza, perché anche le grandi squadre che vincono i campionati prima raggiungono la salvezza matematicamente, cronologicamente, come obiettivi in successione cronologica, quindi è giusto così.